Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale. Allora, oggi vi faccio il video sulle mie scarpe estive perché appunto ha riscosso molto successo quando l'ho detto nel vlog e siccome ultimamente ne ho acquistate alcune insomma nuove e vabbè, vi faccio un video con tutti i miei sandali. Vi premetto che alcuni li vedrete un pochino usurati perché li ho comprati l'anno scorso, li ho utilizzati tutta l'estate scorsa, più adesso li sto riutilizzando, quindi sapete poi i sandali insomma un attimo che si sporcano e così. Quindi non, spero che non vi formalizzate troppo per questa cosa e basta, passo subito a farvele vedere. Allora, le prime che vi faccio vedere sono un paio di sandali, questi super usati, infatti penso che quest'anno li finisco di usare e poi li butto perché ormai cominciano a essere vecchiotti. Sono questi qui, sono fatti in questo modo, quindi sono marroni. Vedete, qui si sono un po' rotti, però vabbè, li avevo pagati poco perché questi non sono neanche di marca. Qui dice caffè italiano made in Italy, per la pelle. Vabbè, comunque sono molto semplici, sono fatti in questo modo, hanno qui la fettuccia tutta intrecciata e poi praticamente il nastrino così alla caviglia. Sono comodissimi perché vedete insomma hanno comunque un plateau senza infamia e senza rode, insomma queste le ho prese proprio da battaglia da tutti i giorni, infatti si vede. Sulla stessa scia ne ho preso un altro paio che di queste praticamente sono identiche, vedete, fatte in questo modo, con però questa fascetta così colorata. Questa mi piaceva perché magari, sapete, col jeans o comunque posso abbinarle con più cose perché appunto hanno questi colori, però il modello è molto molto simile, fatto in questo modo, la marca penso fosse diversa e sono anche queste molto molto comode. L'unica cosa è che la parte di sotto, questo legno qua, d'estate se il piede tende un po' a sudare, ecco, scivola un pochino, però alla fine c'è il nastrino, c'è la fettuccia così alla caviglia, quindi diciamo che insomma sta abbastanza saldo al piede. Pure queste ho comprate l'anno scorso, avete visto, sono un po' zozze. Altro paio che ho, in realtà questo da saranno 2 anni, mi sa 2 anni, infatti stanno avendo un'ottima riuscita, anche se vedete che sono un po' rotte, un po'. No, rotte, però comunque sono utilizzate. Sono queste qui, che sono modello espadrillas, faccio vedere una, e con praticamente, cosa hanno invece? Questi lacci, ora vi faccio vedere, praticamente il piede va così, ed è molto carino che si vede questa cosa qua, e poi ovviamente va legato dietro. Sono abbastanza alti, ma sono davvero molto molto comode. Queste considerate che le metto praticamente tutti i giorni, perché essendo nere, essendo comode, essendo comunque una scarpa da giorno, io la sfrutto tantissimo. Poi sapete, io amo il nero, quindi la riesco a mettere veramente con tutto. Queste sono di Francesco Milano, le avevo prese da Zalando quando lavoravo da Zalando e hanno avuto veramente un'ottima riuscita. Queste scarpe, appunto, lavoravo da Zalando, considerate, le avrò prese sì, almeno un paio di anni fa, probabilmente primavera del 2016, e utilizzandole tantissimo sono intatte, cioè sono fantastiche, quindi questa marca è proprio top, super consigliata. Anzi, c'è una cosa, non credo, però se dovessi trovare il link di Zalando di queste qui, che queste qua ve lo metto, così se foste interessate le trovate giù nell'info box. Altro acquisto fatto da Zalando, queste però le ho messe un po' meno perché è una scarpa un pochino più se vogliamo raffinata, ma in realtà non tanto. Sono queste qui, anche queste le faccio vedere insieme, ma fatte in questo modo. Sembra che c'è una fettona, io in realtà porto un 38, anzi 37, dipende insomma. Anche queste, vi dicevo, prese su Zalando, queste sono della Clark, si vede, e utilizzate non tantissimo queste, però anche queste sono super super comode, sono imbottite qui dentro, quindi praticamente, a parte che comunque non è che sono alte, però comunque sono veramente molto molto comode, sono molto carine, molto raffinate. Praticamente il piede è molto nudo in questa scarpa perché come vedete è tutta aperta, e mi piace il fatto che abbia invece la parte dietro chiusa con sempre il laccetto alla caviglia, che io amo perché mi dà senso di stabilità, ecco. E anche queste prese su Zalando, non so se ci sarà il link, nel caso se io trovo link delle scarpe, di tutto ve li lascio giù, quindi tranquille.
per concludere gli acquisti di Zalando, fatti quindi all'epoca in cui ero ancora a Berlino, come non potevo non comprare un paio di Birkenstock, queste qui, mi sono presa queste qua, queste credo che siano gli unici sandali bassi che ho, io non ho sandali bassi, ce li ho con zeppa, ce l'ho con tacco come avete visto, però bassi no, perché già di mio so bassa, quindi ho giusto queste qui che sono un po' da battaglia quando devo, che ne so, andare a fare la spesa o cose, insomma, dove non mi serve stare troppo, insomma, comoda, molto comoda. E ho preso queste qui che hanno praticamente, sono fatte in questo modo, hanno il laccetto alla caviglia che gira intorno così. Sono stracomode, io saranno brutte quanto vi pare, perché cioè nel senso siamo d'accordo su questo. Infatti quelle tipo infradito, le classiche Birkenstock, quelle infradito, quelle non mi piacciono, non me le so comprate. Queste mi sembravano un pochino più carine perché comunque hanno l'infradito molto alto, quindi comodissime anche queste e belle. Un paio di scarpe che ho comprato l'anno scorso, queste in realtà le ho comprate per andare al matrimonio di una mia amica e, però vabbè, cioè nel senso sono bellissime, mi sono piaciute un sacco, a prescindere probabilmente le avrei comprate. Sono queste qui, sono sempre nere, sono fatte in questo modo, hanno un tacco abbastanza, insomma, importante, però qui c'è il plateau che appunto rende tutto molto più semplice. Sono fatte in questo modo, quindi si legano, vedete, hanno praticamente la chiusura incrociata sul davanti e l'open toe in alto, insomma, e sono molto molto comode. Queste le ho prese da Scarpa Mondo, mi sembra, e sono della marca Shein, però credo che questa marca ci sia anche in altri posti. La fattura è buona, non sono scarpe super wow nel senso di tipo qualità così, però insomma ci può stare, le ho pagate mi sembra 20-30 euro, forse le avevo prese anche con i saldi, quindi le avevo pagate un pochino di meno, però insomma hanno avuto un'ottima riuscita, sono riuscita a stare tutta la giornata sui tacchi senza desiderare di lanciarli il più lontano possibile, quindi mi sembra già questa una grandissima conquista, ecco. Comprate l'anno scorso da Chiavi, attenzione, allora c'è da fare anche una sorta di precisazione. Io sulle scarpe sono un po' storcio, vabbè, insomma, sono un pochino pignola sulle scarpe, perché secondo me è importante comprare delle scarpe comode, di buona qualità, che comunque non facciano male ai piedi. Quindi io di base tendo a non comprare scarpe da, non so, Pinky, H&M, tutti questi negozi così che hanno delle scarpe che oggettivamente saranno carine quanto ti pare, ma magari sono fatte di cartone, con tutto che ultimamente la qualità sta migliorando anche in questi negozi, però di base io tendo un po' a evitare, ecco, di fare questi acquisti. Queste le ho viste da Chiabi, che erano scontate l'anno scorso ai saldi, le ho pagate qualcosa come 5 euro. Siccome il modello mi piaceva, ho detto, vabbè, chi se ne frega, anche che le metto due volte, va bene uguale. E sono queste qui, sono, a parte il colore che è molto particolare e mi piace un sacco, hanno il tacco abbastanza comodo perché comunque è un tacco molto largo, non hanno niente di plateau, quindi è tutta altezza, e sono fatte in questo modo, hanno due chiusure lampo e praticamente sul davanti andrebbero così, con questa cosa qui. E sono carine, ho messe pure queste pochissimo perché le ho comprate proprio con la fine dei saldi dell'anno scorso, infatti vedete sono quasi intonse, e sono veramente veramente carine. Fattura è quella che è, nel senso che dopo un po' che ci cammini ti fanno male, come dicevo prima, però per 5 euro, 5-6 euro ho detto, vabbè, sai che c'è, anche se le metto due volte, se fa non manca niente. Passiamo agli ultimi due paia di sandali, che sono entrambi degli acquisti recenti. Il primo sono queste qui, che sono blu elettrico, mi sono piaciute un sacco perché non avevo niente di questo colore, infatti come avete visto niente, e con il fiocchettino qui. Queste le ho prese su, mi sembra Privalia se non sbaglio, sì, sono della Mustang, ve l'ho già detto, e le ho pagate tipo 14 euro, cosa che comunque scarpe della Mustang di solito stanno anche su 50-60 euro. Queste erano super scontate, quindi le ho pagate
14 € più tipo 3 euro di spedizione, neanche 18 euro insomma, e sono veramente veramente carine, molto comode, fatte così con la zeppa colorata, e veramente le sto sfruttando un sacco, per esempio con i jeans o insomma anche, che ne so, un pantalone nero con una maglietta così blu elettrica, oppure anche con questa maglietta ogni tanto me le metto, insomma veramente veramente carine. L'ultimo paio è un paio di scarpe che io ho rincorso per almeno un paio di anni, perché sono delle scarpe molto costose, però io non, oggettivamente, uno per le scarpe estive non voglio spenderci così tanti soldi, e parliamo di tipo 200 euro, e due perché appunto, cioè nel senso, ogni volta che trovavo le vendite a buon prezzo non c'era mai il mio numero. A questo giro mi ha detto culo, tra virgolette, e sono riuscita a prendermi le mie espadrilles della Castagnère. Allora, ora non so, ovviamente la pronuncia sarà sbagliata, però vabbè, fateci caso. E le volevo da un sacco di tempo perché è un'espadrilles molto particolare. Allora, ovviamente l'ho presa nera perché, vabbè, te pare. Lì per lì ero indecisa se prenderle anche rosse e mi sono un po' pentita perché, diciamo che col senno del poi le avrei prese rosse, anche perché adesso con i saldi che arrivano, ecco, mi sono tenuta giusto perché stanno cominciando i saldi, voglio prendere dei sandali rossi che non ho. Mi sono comprata una maglia rossa che mi piace un sacco, però voglio metterci il sandalo rosso in abbinato. Quindi ho un po' rosicato di non aver preso pure queste rosse, però ho detto vabbè, io le volevo nere, nere me le sono prese, vabbè. Sono queste qui e sono appunto le espadrilles, quelle le classiche, insomma, hanno anche i lacci qua neri che vanno intorno alla caviglia. E la cosa bella è la punta, perché comunque non è una punta tonda quella della castagna, quindi sono veramente veramente belle, super super fatte bene. E ancora non le ho messe perché c'ho un po' di ansia da prestazione per metterle, quindi prima o poi insomma me le metterò. E queste, vi dicevo, costano un botto, tipo costano tipo 100-120 euro, una roba del genere. Io non ci avrei mai spesi tutti questi soldi. E su queste qui le ho prese su Privalia o su Vent Privé, ora non ricordo, uno dei due siti, insomma io me li guardo tutti questi siti. E praticamente costavano 45 euro o 49, insomma, quindi comunque un prezzo abbordabile per questo tipo di scarpa. E sono veramente molto molto contenta perché mi piacciono un sacco. Ok, ragazze, questi erano tutti i miei sandali estivi. Ovviamente ho qualche infradito lì e là, insomma, per stare in casa o per andare al mare, però insomma è poca sostanza, ecco. E fatemi sapere se vi piacciono, fatemi sapere se avete fatto anche voi un video sui sandali, così me lo vado subito a vedere. E niente, ci vediamo al prossimo video.